Dorio Center Channel. Oggi le nostre coppie parleranno di cinema. Scopriamo se scoppiano o se si accoppiano. Oggi proveremo a capire quanto vi conoscete l'un l'altro sul tema del cinema. Vi farò qualche domanda e dovete rispondere sulle vostre lavagnette. Allora, domanda numero 1. Se dovessi associare la tua partner a un personaggio di un film, quale sarebbe? Prego, girate. Signorina Trinciabue. Ma ti vedi? Allora, lei è interpretata da Jennifer Aniston. È un bel complimento però. Uno Joker e... eh? Perché tu hai scritto Maleficent? No, perché volevo fare un personaggio un po' figo. È un'aliena verde, solo che c'ha un carattere abbastanza scontroso. Passiamo alla domanda numero 2. Quale gesto romantico vorresti ricevere dal tuo partner? Un gesto romantico visto in un film? Vai, falle vedere. Non abbiamo mai visto sto film. Questa è la scena fighissima del film Dirty Dancing, in finale, dove lui prende in braccio lei. E noi l'abbiamo fatto più e più volte. L'abbraccio di Titanic, un classico. Domanda numero 3. Qual è il film o cartone animato che rappresenta la vostra storia d'amore? Tan tan tan. Ci siamo? Perché Thor? E diciamo che la nostra relazione, quando ci siamo persi, diciamo che mi sono sentito un po' come Thor quando ero al suo martello e poi lo ritrovo. Mister e Mrs. Smith, non l'avete mai visto? E beh, siamo pronti a combattere. Giratela, assolutamente, giratela. Perché è proprio la bella la bestia? No, non perché io sono la bella, però lui è la bella. Hello darkness my old friend. Quindi, dopo tutte queste domande, la coppia scoppia oppure si bacia? Vai. Per forza. Ah, l'amore. Per fortuna esiste anche fuori dal grande schermo.